tu puoi dire quello che vuoi, ma la prof di matematica è una grandissima stronza. Michael, te l'ho già detto, ha un modo di spiegare che è particolare. Particolare? Stare tutta la lezione a spiegare senza neanche guardarci, quello non è particolare, quello è da stronza. E poi con quella vocina fastidiosa, guarda. La verità è che te potrebbe spiegare anche Einstein, ma la matematica non la capiresti. Bla bla bla. Ho parlato genio, insomma. Oh, comunque l'hai provata con la magia medievale? Una figata, non puoi capire. Sembra di essere dentro il gioco. Poi i personaggi, le ambientazioni. Una figata. Poi ancora non sono andato molto avanti, però già dai primi minuti si vede che il titolo non è valido e dopo tutto ci hanno lavorato parecchi anni. Dai, bene, dai, allora se riesco a convincere mia mamma lo prendo sicuro. Però c'è il multiplayer? No, è solo offline. Ma devi assolutamente provarlo. Se sei libero oggi pomeriggio te lo porto. Io oggi pensavo di andare a correre dopo i compiti, però dai, ci possiamo vedere alle 5. Anzi, che ne dici se ci vediamo prima, andiamo a correre insieme e dai, almeno facciamo qualcosa insieme. Grazie, ma ho appena preso altri impegni. Allora ci vediamo alle 5. Sempre il solito Alex. Buon appetito, dai, ci vediamo dopo. Ciao dopo Alex. Michael, ciao. Pronto? Cos'è sta voce? No, mi sono appena rovinato una foto bellissima. Scusa. Dai, ci vediamo alle 5 allora? Va bene, ma quanta fretta. Sei proprio curioso di provarlo, eh? Ma come quanta fretta? Ma lo sai che sono le 16:30? Arrivo subito. Il solito Alex.
Ciao Alex, che bello vederti. Solo un secondo, Ma che hai fatto? Sara? Ho corso un po'. Come va? C'è Michael? Bene, grazie. Vado a chiamartelo. Non ci posso credere. Le piaccio. Alex, finalmente. Dai, entra, che lo proviamo subito. Michael, lascia perdere il gioco. Ho trovato qualcosa di strano. Cosa hai trovato? Venite con me. Questa? Ci hai portato fin qui per questa? Una porta? Ma fidati di me! Ci sono passato attraverso e mi sono sentito strano. Non so come spiegarti. Provate anche voi. Ma è solo una porta. Lo so che può sembrarvi strano, ma fidatevi di me. Alex, io mi fido di te, ma questa è soltanto una porta. No, non è una semplice porta. Seguitemi e lo scoprirete. Michael, Alex, dove siete? Sara, siamo qua, ma che ti prende? Michael, Alex! Ma che le prende? Ma dove siete? Sara! Michael, è svenuta, aiutami. E questo finisce su Instagram. Ti sembra al momento questo? Lei farebbe lo stesso con me. Invece di fare il cretino, aiutami e sentile il polso. Il polso c'è. L'emostigmico? Sì, sarà meglio tirarle sulle gambe. Fermo! Normosfigmico? Perché sai queste cose? Perché ti ho capito? Ragazzi, ma cosa è successo? Sei svenuta, come ti senti? Mi gira un po' la testa, ma sto bene. Aspettate. Io vi ho visto sparire. Sì, certo, Sara. È ancora rimbambita. Ehi! Sara, tu riposati un po'. Io devo parlare con Alex. Ma ragazzi! Che c'è? Da quanto ti vedi con mia sorella? No, 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 no. Assolutamente no. Cioè, sì, mi piacerebbe, ma... Aspetta, l'hai visto anche tu? Qualcosa in lei? Sì, e l'ho visto anche in te, mentre la stavi guardando. Ma com'è possibile? Riusciamo a vedere i sentimenti delle persone e poi le conoscenze mediche. Quella porta! Sara ha detto che ci ha visto sparire. Secondo te è stata quella porta? Cos'altro può essere stato, se no? Michael, mi hai messo su Instagram, ma io ti ammazzo! Ho cercato quella porta su internet tutta la notte, ma è come se non esistesse. Anche io, nulla, ho chiesto pure in biblioteca. All'ultima ora abbiamo filosofia. E il prof Sarti è l'unico che può saperne qualcosa. Ottima idea, Alex, ma perché non glielo chiediamo adesso? È proprio lì. Mi scusi, prof. Ha un momento? Al dire il vero avrei lezione e ce l'avreste anche voi. No, ma solo un secondo, vorremmo chiederle se sa qualcosa riguardo a una certa porta. Una porta? Sì, una porta. Una porta un po' strana che fa sparire chi la attraversa. E quando esci... E quando esci sai tutto. Medicina, sentimenti. Ci sentivamo come dottor House. Sì. Sapevamo cose mai sentite prima. E poi ti senti strano. Avevamo come la voglia di rientrarci. Ci rivediamo qui dopo l'ultima ora. Ora filate in classe. Complimenti, prof, era veramente tutto buonissimo. Grazie, Alex. Comunque, se vuoi imparare a cucinare, Google è tuo amico. Ma tornando a quello che mi avete chiesto, ho già sentito parlare di una porta simile. Potete iscrivermela? Ma dove sarà finito?
È in mezzo al bosco. Non c'è nessuna struttura a sostenerla. È in piedi, da sola, e non la si può spostare. Eccolo. A quanto pare non funziona con tutti. Per esempio, mia sorella non è scomparsa. Però ci ha visto sparire. Ditemi di che colore è la porta. Bianca. Come questa? Sì, è proprio lei. Portatemi lì. Allora è questa. Alex, puoi passarci attraverso? Certo, prof. Michael, tu lo vedi ancora? Sì, prof. È proprio davanti a lei. Avete trovato la porta della conoscenza. Secondo le teorie che ho letto, la porta che avete attraversato conduce al mondo della conoscenza, che è come un altro mondo dentro il quale noi siamo. Immaginate questo mondo che contiene il nostro di mondo. Perché della sapienza? Conoscenza, Michael, non sapienza. C'è una sottile differenza tra i due ed è rilevante. E si dice che soltanto dopo aver fatto della conoscenza una sapienza è possibile passare alla porta successiva. Ma esistono altre porte? Io mi sono perso. Ma non capite? Ogni volta che voi attraversate la porta acquisite conoscenza. L'avete detto voi che dopo che siete usciti vi sentivate dottori. Questo è l'effetto della prima porta. E quando e se riuscirete ad apprendere la conoscenza e se ne sarete degni, apparirà la seconda porta. Questa porta invece dovrebbe condurre dove le leggi dello spazio e del tempo vengono abbattute e controllate da chi vi risiede, da chi sarà degno di accedervi. Quindi la seconda porta si apre solo quando si è nel mondo della conoscenza, giusto? Esatto, e qui finiscono le concezioni terrestri delle porte, o perlomeno quello che sono riuscito a trovare negli scritti. Si pensa che esistano sei porte per sette mondi, e pensate che una volta anche a me... Scusate ragazzi, devo rispondere. Sì, pronto? Dimmi. Diamine, che storia. Ma poi, perché proprio noi due? Mai domanda fu più azzeccata. Prof, ma l'abbiamo appena vista andare via. E perché sei cambiato? Ogni cosa a suo tempo. Tutto ciò che vi ha raccontato Massimo, le porte, i mondi, è tutto vero. Io ho oltrepassato la seconda porta, che mi permette di controllare il tempo. L'ho soltanto messo in pausa. Mi presento, sono il suo fratello gemello, Gabriele. Quello che non vi ha detto è che tempo fa la porta è apparsa anche a lui, ma ha scelto di non entrarci. Quindi la porta si è aperta anche a voi? E perché si apre solo a certe persone? Siete tornati alla domanda interessante. Sì, la porta è apparsa anche a noi. E dovete sapere che colui che rende le porte accessibili è l'unico che ha varcato la sesta ed ultima porta. Voi lo chiamate Dio. Rende le porte accessibili a persone come voi perché vede in voi lo spirito di una possibile elevazione. E perché? Chi risiede al di là delle porte ha il compito di proteggere questo mondo. Il vostro mondo, da tutto, ma soprattutto da voi stessi. Tutto ciò che accade, accade perché siamo noi a farlo accadere. Hitler non è morto in trincea perché il mondo aveva bisogno di un Hitler per capire cosa è giusto e sbagliato. E ancora certe persone non l'hanno capito. Esatto, ma voi sì. Siete qui perché sapete cosa è giusto e sbagliato. Avete tempo fino a domani a mezzogiorno per scegliere se entrare oppure no. Poi non potrete più farlo. Scusate ragazzi, dove eravamo rimasti? Ah, grazie mille, prof. Ti scusi, dobbiamo andare. Grazie, prof, ma... grazie davvero. Grazie. Spero che non commettano il mio errore. Michael. Devo chiederti una cosa, un secondo. Dimmi pure. Prima di scegliere ho bisogno di...
di chiedere a tua sorella di uscire. Alex, sei il mio migliore amico e per la prima volta mi parli di una ragazza che ti piace. Anche se mia sorella per me va bene. Michael, sei il migliore amico che si possa... Sì, ma prova solo a pensare alla parola sesso e giuro che la porta sarà l'ultimo dei tuoi problemi. Non ti preoccupare! Non ti preoccupare, l'ho detto da Alex. Ciao Alex, se sei qui per Michael non è in casa. Ciao Sara, a dire il vero sono qui per te. Sei qui per me? Sì, per te. Devo prendere una decisione molto importante, dall'altra parte ci sei tu. Devo confessarti una cosa, Sara. Tu mi piaci, mi piaci moltissimo. E non so spiegarti come, ma lo vedo anche in te. Ma io... Sara, vuoi uscire con me questa sera? Pronto? Ciao papà, come stai? Michael, figliolo, io bene, tu? Michael, è una cosa urgente, sono un po' occupato. No papà, volevo solamente farti una domanda. Dimmi. Papà, se potessi tornare indietro, rinunceresti a quello che sei diventato per fare altro? L'esercito. Michael, è quello che ho sempre voluto fare, sin da giovane. Non lo cambierei con nulla al mondo. Quindi papà, se per fare quello che voglio fare dovessi andare lontano, tu saresti d'accordo, vero? Sei un sogno, devi inseguirlo, con tutte le tue forze, e non farti dire da nessuno che non puoi farlo o che non sei in grado di farlo. Grazie papà, ti voglio bene. Anch'io te ne voglio, Michael. Salutami Sara. Ciao, ora devo andare. Ciao papà. Addio papà. Se non l'avessi vista con i miei occhi, non ci crederei a essere dalla porta. Quindi entra domani? Sì, entra domani. Non è una decisione semplice. Si tratta di lasciare tutto. E cosa ti ferma? Tu. L'idea di essere felice insieme a te mi ferma. E perché non provi a baciarmi allora? No. No, non posso. Non posso proprio. Per quello che provo per te. Ma che significa? Sara, non posso. Perché vedo in te quello che tu provi per me. È bellissimo. Quello che la porta mi dà è stranissimo, particolare. Sara, io vedo in te una luce, una fiamma. E la vedo proprio qui. E qui. Sara, ti amerò per sempre.